Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo nel mio secondo canale, second channel, dedicato alla cucina, ricette fit, health, light, Carlita style. E oggi vi farò vedere una mia colazione. Pollice in su per le colazioni e spero che questo video vi piaccia perché è bellissimo. Cioè la mia colazione, ok, la smetto di fare la stupida, però sono eccitata perché la mia colazione che faccio nell'ultimo periodo e mi piace veramente veramente tanto, è veloce da fare, è golosa, è buona. Se volete qualcosa di dolce ma evitare insomma il cornetto in pasticceria e mangiare qualcosa di sano, proteico, se vi allenate, se volete stare in forma, ve lo straconsiglio, perché non bisogna fare la fame e desiderare i dolci, sbavare dietro i dolci. Si può creare qualche ricettina buona, sana e golosa, sempre comunque leggera e però buona, buona, sa che vi soddisfa con la voglia di dolce. Questo è proprio quel caso là ed è veramente semplicissima da fare, super bilanciata, la potete fare sia a colazione che a merenda. Mi raccomando ragazze, iscrivetevi a questo canale e cliccate anche sulla campanellina, cosa importantissima, che intanto mi dite che non ricevete le notifiche dei video, quindi ve li perdete. Io faccio su questo canale 2 video a settimana, quindi cliccate su iscriviti, trovate anche qui sotto al video, ma anche sulla campanellina, a fianco iscriviti, campanellina, attiva le notifiche, così siete sicuri di non perdere nessun video. Ok ragazze, iniziamo subito. Allora, io utilizzo le fette biscottate integrali. Questa ricetta la potete fare anche tipo con il pan carré integrale o con le fette di wasa, che io vi ho fatto anche in passato delle ricettine. È una piccola modifica di quella mia ricetta di tiramisù fit che vi ho fatto vedere anni fa. Anche ad esempio se le fette biscottate tipo sono un po' stanti, a volte capita, no? Tipo adesso sono quelle finali, che fa le butti, no, le ricicli così, che comunque anche se non sono croccantissime vanno bene. Adesso vi faccio vedere. Utilizzo questo prodotto che è fantastico ed è di Natural Mojo, è un body shape, cioè praticamente una polvere che contiene tutto quello che occorre, fit chocolate a gusto cioccolata, quindi ah, oh mio Dio, e contiene appunto all'interno ingredienti naturali che fanno benissimo per stare in forma, mantenere il peso corporeo, dare energia, dare vitamine, proteine, perché contiene proteine. Quindi se siete sportivi è ottimo, è proprio un integratore naturale, proteine, contiene cacao, contiene anche cocco, contiene poi polvere di papaya, vari estratti naturali, estratto di tè verde che quindi aiuta a mantenere il peso corporeo, tanti tanti ingredienti che veramente servono per stare in forma, aiuta a perdere peso, questa è la cosa fondamentale. E ve lo straconsiglio, poi è molto molto buono, si può anche mangiare, adesso vi farò vedere, nel latte, cioè aggiungete questo qua al latte e lo bevete, o come integratore come faccio io, cioè una cosa in più appunto per aiutarvi a stare in forma, per prendere tutte le vitamine eccetera, colazione e merenda, oppure in alternativa proprio come sostituto dei pasti, questo qua con ad esempio sostituto di una merenda, così ci mettete come sta scritto qua dietro, seguite le indicazioni, con l'olio e il latte, anche vegetale se non scremato, lo bevete come sostituto ai pasti, è ottimo. E questo qua lo trovate sul sito Natural Mojo, mi raccomando utilizzate il mio codice sconto creato apposta per questo canale YouTube, il mio secondo canale YouTube, che si chiama Pupi20, in onore del mio cagnolino Pupi. Avrete il 20% di sconto su questo prodotto, ma su tutti i prodotti presenti sul sito Natural Mojo. Se fate l'ordine vi consiglio, straconsiglio Fit Chocolate e anche le whey, le proteine, ve le straconsiglio, sono buonissime a vaniglia, comunque sono quasi tutti buoni i prodotti, quindi andate sul sicuro. E adesso iniziamo la nostra ricettina. Allora, molto semplicemente prendo 2 ciotoline, in una ci metto il quark, io utilizzo questo qua, il quark, che è molto proteico, lo compro all'Lidl, quark magro, e faccio tipo una specie di cheesecake al piatto, molto molto veloce ed è buonissima. Questo qua è 250 grammi, quindi la dose che proprio mi occorre. Ok, lo vado a versare qui dentro, tutto a posto, ok. Ragazzi, se non avete il quark, potete anche utilizzare lo yogurt greco, viene più pressoché simile, così vi piace un po' di più, proprio formaggioso, un sapore un po' più consistente, ma anche con lo yogurt greco fatelo, perché vi viene buonissimo comunque. Ok, a questo punto ci aggiungo il fit chocolate qua, potete aggiungerlo anche così allo yogurt e vi viene una cremina al cacao buonissima, madonna. Ma un profumo di cacao, guardate ragazzi, è fenomenale, lo stra adoro. Io ne aggiungo 2 cucchiaini così e vado a mescolare piano piano.
Yummy ragazzi, guardate qua, che meraviglia. Buonissimo, non ha bisogno neanche di aggiungere dolcificante, perché già comunque è dolcissimo e viene buonissimo. Qua in questa ciotola ci vado a mettere un po' di latte di cocco, che ho questo lo straadoro, latte di cocco più questo che sa di cacao, ce lo sciogliete dentro, madonna ragazze, è qualcosa di fenomenale. Qua devo andare a bagnare le mie fette biscottate, ma ovviamente ragazze, qualsiasi latte vegetale, latte scremato, insomma quello che volete, anche latte di soia, latte d'avena, quello che volete. Qua ci vado a mettere anche qua un po' di fit chocolate, un cucchiaino, è bene, è buonissimo ragazzi, vado a sciogliere, si scioglie subitissimo, e anche un po' di caffè, così mi do anche una svegliata, quindi metto un cucchiaino di caffè solubile e un po' di fit chocolate. Allora ragazze, che vi mangiate? Io già sto pregustando perché adoro, faccio praticamente sempre. Come fette biscottate io mangio queste, che sono senza olio di palma e 100% integrali, ma voi quelle che vi piacciono vanno bene tutte ovviamente, e io ne devo mangiare circa 5 o 6 nel mio piano, quindi farò una torre, via, bagniamo forza le fette qua dentro, tuffate le fette qua dentro, guardate, oh mio Dio, già ho fame, e poi vado a mettere un po' della cremina sopra. Ok, spalmo, spalmo, spalmo. Altra fetta, la tuffo, la tuffo, la bagno, mi giro e mi rilasso e poi la tuffo e poi la bagno e metto la cremina. Ragazze, faccio una torre alternando strati di fette biscottate imbimbite, imbevute in questo latte chocolate, fit chocolate, caffè, e poi cremina. E viene una roba spettacolosa. Yeah, ultima fetta. Completiamo con la cremina. Yummy, ragazzi, guardate qua che meraviglia. Adesso completo con un po' di farina di cocco che ci sta bene e un po' di gocce di cioccolato extra fondenti che ci stanno benissimo. Questo tocco cioccolatoso piacerà molto alla mia sorellina sicuramente. Ci metto le gocce, le potete mettere anche dentro, io la metto così per non farlo troppo porcelloso, le potete mettere anche negli strati, però dai, manteniamoci su light, così. Voilà ragazzi, guardate che meraviglia, meraviglia, questa è la piramide della felicità. Adesso me la pappo tutta, e questo qua, se vi avanza il latte di cocco con il fit chocolate, io me lo bevo tutto perché è buonissimo, e ve lo straconsiglio anche così il fit chocolate, cioè nel latte di cocco, ma in qualsiasi latte vegetale, è top. Yummy, buona colazione a tutti! Ah, così e scorre tutto, diventa tipo un dolce. Oddio, è troppo buono. Uscite a vedere come è buono. Scusate, ma buonissimo. Guardate. Oh mio Dio. Nel frattempo mi bevo anche questo, ma dovrei mettere una tazza, ma lo bevo da qua. Buonissimo. Lasciatemi un like, mi raccomando, e andate sul sito naturalmojo.it, utilizzate il mio codice sconto pupi20, vi mando un bacio grande. Ciao! Mi raccomando, utilizzate il codice sponto. Mi raccomando, utilizzate il codice sconto PUPI20 nella mia pupina, PUPI20, per avere lo sconto del 20% su tutti i prodotti, vero? Lei è una slinguacciona.
Pupi Venti, Pupi Venti, Pupi Venti! E Pupi riceverà un bel premio, vero? Una vaschetta piena di cioccolatini, di coccatini al cioccolato. Mua. Mua.